Che l'economia del mare sia al centro delle politiche di questo governo è evidente da alcuni dati obiettivi, in primis l'istituzione di un ministero per il mare. Aggiungo l'approvazione di un piano del mare che ha 16 direttrici, un piano pubblico che può essere consultato da tutti. La previsione recentissima di un collegato per il settore marittimo e di un disegno di legge per il settore della subacquea. Concordo sul fatto che debba assolutamente essere tutelato un settore strategico, per il solo fatto che viene sempre ripetuto che un paese che ha 8.000 km di costa non può non sfruttare questa ricchezza naturale nelle sue varie possibili utilizzazioni. Come è noto, l'Italia ha già interloquito con gli organi europei che si stanno formando. Il governo, per esempio, nell'ultimo intervento del Presidente del Consiglio ha fatto in Parlamento in occasione del Consiglio europeo che si è tenuto lo scorso 17-18 ottobre, ha segnalato nuovamente la necessità di rispettare quantomeno un principio di neutralità tecnologica, cioè pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione cerchiamo di non penalizzare eccessivamente i settori industriali sui quali non solo l'Italia ma l'intera Europa potrebbe avere dei danni non irrilevanti rispetto agli altri competitor europei e agli altri competitor di altri continenti. Per quanto attiene agli indirizzi europei dobbiamo attendere che si formano gli organismi europei, come sapete la Commissione europea deve essere votata nelle prossime settimane, quindi quando si saranno insediati e si sarà insediata la nuova Commissione con tutti i suoi commissari si comincerà a discutere più concretamente di come noi auspichiamo possono essere viste le politiche di questo settore, sia nel campo della tassazione, sia nel campo della regolamentazione, ma anche, non ultimo, nel settore delle politiche per il contrasto al cambiamento climatico.